Ed eccoci qua ancora a Chivasso con il sindaco Matola. Sindaco, sappiamo di iniziative nuove per Bicincittà, avete ampliato il servizio, quindi funziona. Sì, funziona. Lo scetticismo iniziale non tanto dei cittadini, ma dei soliti addetti ai lavori, i pensionati milanesi che abbiamo anche qui, superato dai numeri. Sono oltre 400 oggi i cittadini che fruiscono della tessera, quindi che usano la bicicletta gratuita per spostarsi in città. È legato molto al servizio urbano che abbiamo messo in atto, si chiama la linea blu. Prima non esisteva nessun servizio di bus urbano, quindi è molto diciamo così, integrato con la linea urbana di autobus urbano e con i grossi parcheggi esistenti. Difatti le ultime implementazioni, adesso sono 9 le postazioni, hanno cercato di rendere coerenti gli importanti insediamenti, la SL piuttosto che una zona legata a un plesso scolastico, ma anche zone in cui ci sono parcheggi importanti. Si tratta per esempio uno soprattutto Piazzale Libertini, che è il parcheggio più grosso della città, appena si arriva dal ponte nuovo della collina. Quindi far sì che il posizionamento, anche quei nuovi posizionamenti delle postazioni di Bicincittà, siano coerenti col posare la macchina, con lasciarla lì il più possibile e girare un po' in bicicletta, potendo però arrivare nelle varie postazioni che sono state ovviamente studiate anche grazie ai dati rilevati dai nostri uffici. E quindi lo ricordiamo ai cittadini, chi fosse interessato si può rivolgere in comune, un servizio gratuito. Assolutamente sì. Perfetto, bene, allora con queste belle novità di Bicincittà a Chivasso noi ci fermiamo per pochissimi minuti, torniamo fra poco, seconda parte di Notizie dal Comune. Il panificio Collia di Chivasso è un'azienda che produce e commercializza prodotti da forno di alta qualità, impiegando materie prime accuratamente selezionate e lavorazioni che rispettano la tradizione artigianale. L'azienda, nata a Brandizzo nel 1987 dallo storico laboratorio a gestione familiare degli anni 50, grazie all'intraprendenza, alla professionalità e all'impegno profuso in tutti questi anni, è oggi una delle realtà nazionali più significative del settore, abbinando alla produzione di specialità tipiche locali la ricerca di prodotti genuini della tradizione italiana. Tutti i prodotti del panificio Collia, dal tradizionale rubatà piemontese alle specialità più ricercate, sono preparati con ingredienti genuini e confezionati appena sfornati, allo scopo di valorizzare le più antiche ricette dell'arte bianca e di mantenere intatti il gusto, la freschezza e la fragranza. La selezione delle migliori materie prime, i controlli in ogni fase produttiva, dall'impasto alla lievitazione naturale fino alla cottura e al confezionamento, l'impiego di macchinari ad alta tecnologia e il rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie sono i punti di forza che hanno permesso al panificio Collia di essere presente come fornitore ufficiale ai 20esimi Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e di essere leader nel proprio settore. Bentrovati alla seconda parte di Notizie dal Comune, sindaco di Legni, Ivano Coral qui con noi in studio. Sindaco, abbiamo parlato delle iniziative in campo ambientale, di sport, di giovani, ma adesso abbiamo un'importante ricorrenza a Legni, infatti vi state preparando per il 5° anniversario della nascita di Andrea Provana. Allora, intanto, perché una data importante e perché una figura importante? Sì, scade il centenario. Esatto, il 5 centenario di Andrea Provana, che era un ammiraglio della Marina Militare del tempo, ed è molto importante perché ha vinto battaglie importantissime anti-turchi come la battaglia di Lepanto, ed è un ammiraglio che ovunque è stato, cioè in Grecia, a Nizza, in Francia, è stato riconosciuto come persona di Stato e persona che ha aiutato, come dire, la crescita e la nascita di quella che oggi noi chiamiamo Italia. E quindi noi, nella ricorrenza anche dei 150 anni di Torino, stiamo preparando un intenso programma per fare, in collaborazione con Torino, fare il 5 centenario di Andrea Provana, che è proprio nato a Legni ed è nato addirittura nel castello degli Andrea Provana, dove risiede il municipio oggi a Legni.
quindi è stato nominato un comitato di più di 20 persone che sono degli studiosi di Andrea Provana, giornalisti, artisti, tutte persone, oltre a partecipazione naturalmente del comune con gli amministratori, che stanno predisponendo varie attività che ci porteranno a festeggiare il cinquecentenario e di conseguenza a fare una bellissima festa in quell'occasione con tutti i sindaci dove Andrea Provana è stato, che verranno a Leni per fare una festa direi quasi internazionale. Bene, grazie. Come diciamo start-up di questa attività, pubblicheremo, cioè costruiremo, facciamo la richiesta a Roma al Ministero degli Interni per fare un francobollo proprio in onore e in stima di Andrea Provana. E poi ci terremo aggiornati con il programma dettagliato degli eventi. Assolutamente sì. Grazie, adesso continuiamo questo viaggio tra Leni e Chivasso, andiamo dal sindaco Matola, ci sono importanti novità in vista per le scuole a Chivasso e allora sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco Matola. Eccoci sempre a Chivasso con il sindaco Matola. Sindaco, tra le tante novità in arrivo, un progetto importantissimo, una nuova scuola, avete già firmato un protocollo con la provincia e con la regione, di che cosa si tratta? Sì, 10 giorni fa finalmente, dopo 2 anni di lavoro, il protocollo d'intesa tra comune, provincia e regione, ognuno fa il suo pezzetto, ringrazio regione e provincia per aver accolto noi insieme ad altri 2 siti, quindi soltanto 3 a livello provinciale di nuove scuole superiori, noi mettiamo gratuitamente il terreno ovviamente, tutta una serie di servizi, la regione attraverso la provincia fa l'investimento, però su tutti è importante il riconoscimento che Chivasso sta avendo in questi anni davvero di polo in crescita, sia dal numero degli abitanti sia da chi da fuori fruisce del lavoro e della scuola, quindi avere una situazione così di ansia a livello di numeri sulle superiori significa sicuramente il benessere della città, significa sicuramente che la città sta crescendo anche come attrazione. Una spesa, un investimento così pesante, quasi 6 milioni di euro su Chivasso per una scuola superiore, tutto quello che significa avere un indotto scuola superiore è sicuramente sottolineatura non solo del sindaco ma anche delle istituzioni di come Chivasso in anni difficilissimi, anni in cui sostanzialmente si tiene a mantenere, noi stiamo continuando a cercare di crescere. Ecco, dove sorgerà e di che scuola superiore stiamo parlando? Sorgerà nella zona cosiddetta Cappuccini, via Mazzè, quindi verso diciamo est, ma all'inizio dell'est della città, quindi zona nuova, importante segnale, zona, quartiere nuovo in ampliamento, scuola nuova. Si cercherà, sarà il nuovo liceo scientifico, il Newton, il liceo non scientifico, il liceo Newton in generale, ma farà sì che gli altri 2 plessi esistenti, via Paleologia e Litis, possono rispondere alle esigenze sia del tecnico da una parte, dell'istituto tecnico da una parte, che del liceo di scienza dall'altra, senza più sovrapposizioni che oggi hanno creato diversi problemi sia dal punto di vista della didattica che ovviamente della convivenza. Grazie sindaco, con queste belle novità per il polo scolastico di Chivasso noi lasciamo spazio alla rubrica Il territorio e le imprese. La Criotech Impianti SRL è un'azienda specializzata in costruzioni criogeniche ed impiantistica varia. Nata nel 1988 in un piccolo laboratorio, grazie alla professionalità e all'esperienza di alcuni tecnici operanti nel settore, Criotech è riuscita ad imporsi sul mercato italiano e dal 1996 anche in quello europeo, dimostrando di saper realizzare impianti di sofisticata tecnica criogenica. Costruzione di impianti criogenici, di sistemi di vaporizzazione di gas liquidi, elettrolucidatura, realizzazione di attrezzature per alto vuoto, di linee di distribuzione di gas pure e di gas speciali e di impianti chiavi in mano, sono le attività che sono valse all'azienda una leadership consolidata.